Quando qualcuno chiedeva a mio nonno perché facesse il pescatore, lui rispondeva: «Zi, ma ha visto l'alba sul mare, vero?» Perché qui abbiamo il mare, che ci ripaga con il suo spettacolo di ogni fatica. E per domani, 4 giugno, proprio a Rocca San Giovanni c'è l'assemblea dell'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise. Tutti i sindaci sono stati convocati rigorosamente con fascia tricolore. Punto primo del programma, il 14° Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, il 9, 10 e 11 settembre 2022. Ma non ci si ferma qui. Sicuramente è una manifestazione che può portare attrattiva turistica perché oltre all'assemblea con tutti i sindaci dei 29 borghi abbiamo anche abbinato un photowalk durante la giornata, quindi arriveranno diversi appassionati di fotografia, professionisti e non, che avranno l'opportunità di visitare il borgo sia nella zona centrale che la zona del mare e per poi rincontrarsi a fine giornata con le istituzioni al fine di poter promuovere il territorio a tutto tondo. Sarà una giornata particolarmente intensa, ma all'insegna appunto del coinvolgimento emotivo e soprattutto di questi giovani fotografi che verranno da ogni parte d'Italia a individuare gli angoli più caratteristici e noi andremo a premiare tra questi quelli migliori. E avremo poi un ospite d'onore che è Luciano D'Angelo, che è un professionista che non ha bisogno di presentazioni e che sicuramente aiuterà questo mondo della fotografia a conoscere aspetti tecnici, segreti e perché no, consigli utili per le loro professioni. Quindi siamo soddisfatti di questo programma e ci avviciniamo sempre più al Festival Nazionale di settembre con determinazione e convincimento positivo. Rocca San Giovanni, ricordo, unico borgo più bello d'Italia, abruzzese sulla costa.